premendo questo tasto si innesca un terremoto. Ma in che senso? Facciamo un passo indietro. Siamo in Svizzera, nel Ticino, e in questa montagna di fronte a noi c'è un laboratorio dove si possono innescare i terremoti, che detta così può sembrare un po' un complotto. Se poi vi dicessi che si chiama FEAR, cioè paura, ovviamente sembrerebbe proprio il complotto dei complotti. Però fermi un attimo, ovviamente si tratta di un progetto di ricerca e non abbiamo nulla da temere. Infatti i risultati sono pubblici e li potete tranquillamente trovare online. Però, per fare comunque un po' di chiarezza, ho deciso di portarvi all'interno di questo laboratorio. E infatti, questo è il suo ingresso. Andiamo! Fermi ragazzi, so che il 40% di voi guarda i nostri video ma non è iscritta. Vi chiedo se vi va di farlo perché per noi è importantissimo. Grazie mille e torniamo al laboratorio. Mentre andiamo verso il laboratorio vorrei raccontarvi cos'ha di così particolare. Infatti è stato costruito all'interno di un tunnel lungo 5,2 km al di sotto del Pizzo Rotondo. Quindi sopra la mia testa c'è più di un chilometro di roccia. E perché hanno deciso di farlo proprio qua, questo laboratorio? Lo hanno fatto qui perché così facendo i 50 ricercatori che ci lavorano, tra i quali alcuni degli NGV, del Politecnico di Zurigo e dell'Università Tecnica di Aquisgrana, possono studiare i terremoti a pochissima distanza dai terremoti stessi, che è una cosa che normalmente non accade perché noi li studiamo dalla superficie. Però, arrivati a questo punto, credo che il modo migliore per farvi vedere come innescono i terremoti sia innescarne uno io stesso. Questo tasto mi permette di innescare un terremoto. Infatti, se io lo premo, si aziona un sistema di pompe che dà vita al sisma indotto. Proviamo. Oh! Non sembra sia successo nulla, anche perché in realtà vi ho detto una piccola bugia. Questo tasto non serve a niente. Per far partire le pompe che inneschino i terremoti c'è un software apposito che si trova su un PC fuori da questo laboratorio, proprio perché gli esperimenti vengono condotti da remoto, così da essere sicuri che la sicurezza sia ai massimi livelli. Ma al di là di come viene innescato, quindi tramite pulsante o tramite software, che succede una volta che partono le pompe? Ora vi faccio vedere. Per innescare i terremoti artificiali vengono utilizzati queste pompe e nello specifico questa è la pompa del pozzo ST1. Quindi da qua vengono iniettati dei fluidi attraverso una frattura che è naturalmente presente nella roccia ed è lunga più o meno 50-100 metri verso un'altra pompa come questa del pozzo ST2. Quindi la presenza di fluidi all'interno della faglia sostanzialmente va a lubrificare i due blocchi che tendono a scorrere e quindi danno vita a dei terremoti artificiali. Adesso però vi vorrei far vedere un po' più da vicino come sono fatte queste faglie. Adesso vi porto lì davanti che ce n'è una che si vede bene. Ecco, questa è una faglia e infatti si vedono chiaramente i due blocchi con questa frattura che li separa. E vorrei cogliere l'occasione in realtà anche per chiarire un paio di aspetti che sono fondamentali. Il primo è che, come abbiamo visto, per innescare questi terremoti indotti vengono utilizzati delle pompe che agiscono direttamente su queste faglie. Quindi non possiamo innescare dei terremoti in un'area del mondo a nostra scelta. Sono limitati a questo laboratorio. Un laboratorio che tra l'altro si trova in una zona della Svizzera dove non ci sono grandi centri abitati nelle vicinanze. E quindi anche il rischio è estremamente ridotto. Il secondo concetto chiave è che la magnitudine di questi terremoti indotti è estremamente ridotta, tipo che al massimo arriva uno, quindi noi non l'avvertiamo e viene registrata solamente dagli strumenti. Se però anche la magnitudine dovesse diventare troppo grande, esiste proprio un sistema di rilevamento che ferma all'istante l'esperimento, così da garantire l'incolumità sia di chi ci lavora sia del laboratorio stesso. Infatti qua abbiamo un semaforo che durante gli esperimenti, se è arancione, vuol dire che va tutto bene. Se invece dovesse diventare rosso, vuol dire che forse qualcosa non va e quindi l'esperimento viene sospeso all'istante, appunto per evitare danni di qualsiasi tipo. L'ultima cosa che resta da vedere in questo laboratorio è il sistema di monitoraggio. Infatti abbiamo detto che i terremoti vengono studiati da vicino, ma non abbiamo visto come vengono studiati. Concettualmente abbiamo questa, che è la galleria nella quale ci troviamo adesso, e perpendicolarmente alla galleria ci sono dei pozzi con tutta una serie di sensori che qua sono rappresentati con dei quadratini colorati. Ce ne sono più di 170 e registrano un'enorme quantità di dati relativi al terremoto. Questi dati poi vengono raccolti e messi in un grafico. Questo ovviamente è un grafico semplificato e abbiamo il tempo e la pressione dell'acqua all'interno della faglia.
Inizialmente vediamo che la pressione cresce con il tempo, dopodiché resta costante per 8-24 ore circa e in questo tempo l'acqua sostanzialmente si propaga per tutta la faglia. E pensate che per un esperimento di questo tipo ci possono volere fino a 50.000 litri d'acqua. Una volta che viene superato questo tempo di 8-24 ore, viene iniettata altra acqua per creare questo picco. Ed è proprio questo picco che poi darà vita ai terremoti indotti. Quindi, una volta ottenuti i terremoti indotti, la pressione diminuisce e quindi ritorna ai livelli di partenza. E proprio grazie a questi esperimenti, quindi, possiamo capire in che modo si innescano i terremoti nel momento in cui ci sono dei fluidi che circolano all'interno delle faglie. Però, alla fine di tutto, a noi, perché interessa così tanto innescare i terremoti? Ora torniamo in studio che ne parliamo più nel dettaglio. Il progetto FIAR ha principalmente due obiettivi. Il primo lo abbiamo già detto prima, cioè quello di studiare i terremoti da vicino. E da questo punto di vista il Bedretto Lab è unico al mondo. Infatti ci permette di studiare i processi sismici a profondità e pressioni che sono irraggiungibili per ogni altro laboratorio sperimentale. Proprio questo può darci informazioni utili per imparare a prevedere i terremoti. Questo laboratorio quindi è il primo al mondo di questo tipo, quindi è solo l'inizio. Però potenzialmente può aprire linee di ricerca completamente nuove. Ma non è finita qui. Infatti abbiamo detto che per innescare i terremoti vengono fatti circolare dei fluidi nella roccia. E questo è proprio quello che accade con la geotermia profonda. Per capirci, la geotermia profonda è quella forma di energia che ci permette di produrre elettricità a partire dal calore che c'è nel sottosuolo, ad almeno 400 metri di profondità. Per prendere però questo calore e portarlo in superficie, di solito si utilizzano dei fluidi, che a volte possono causare dei piccoli terremoti indotti. Gli esperimenti del progetto FIAR quindi ci possono aiutare a ridurre anche questi sismi, favorendo quindi la diffusione di questa forma di energia rinnovabile. Bene ragazzi, grazie per avermi seguito fino a questo punto. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto spero che vi abbia aiutato a capire per quale motivo innescare dei piccoli terremoti artificiali non è una cosa da scienziati pazzi, ma è qualcosa che può aiutare molto sia noi, soprattutto chi magari vive in zone sismiche, sia l'ambiente, perché appunto è legato allo sviluppo di energie rinnovabili. Spesso infatti rischiamo di avere una percezione un po' sbagliata di quello che fanno gli scienziati, magari per via di reazioni emotive. Ecco perché per noi di Geopop è importante raccontare la scienza in maniera semplice, chiara e rigorosa. Nel caso qualcuno volesse visitare questo laboratorio, comunque tenete d'occhio il loro sito, che qualora ci fossero date libere appunto per il pubblico, le trovate lì. Concludo ringraziando anche Luca D'Alzilio e Alberto Ceccato, che non solo mi hanno dato supporto tecnico, ma mi hanno anche proprio permesso di visitare questo laboratorio pazzesco. Noi invece ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Perché ci sono così tanti vulcani e terremoti in Italia? Come si è formato il Mar Tirreno? E come si è formato il Mar Adriatico? Queste domande hanno una risposta.